Ciao amici, approfittiamo di questo momento in cui sono sotto farmaci come un cavallo da corsa e iniziamo a parlare della concimazione secondo me. In questo video parleremo della concimazione che vado ad effettuare sulle mie piante in negozio. Allora, ho voluto dividere quelle in negozio e quelle che ho a casa perché praticherò un tipo di concimazione molto diversa l'una dall'altra. Principalmente il fattore più importante che mi fa comunque pensare di effettuare una concimazione molto diversa è l'odore. Come immaginerete, qui in negozio non posso utilizzare dei prodotti a lento rilascio, quindi pellettati, che vanno a fare una fermentazione particolare, che mi vanno a dare un odore molto intenso in negozio, perché comunque per 10 bonsai, 20 bonsai mi vado a rovinare totalmente la clientela. Quello che vado a fare quindi è una concimazione puramente liquida, sia a livello fogliare che a livello radicale, che vi permette di avere praticamente quasi gli stessi effetti di quelli pellettati, anche se, come abbiamo visto lo scorso anno, bene o male, anzi, quelli liquidi danno una spinta anche maggiore su piante soprattutto meno mature, piante che comunque non ho in negozio, non ho piante molto mature verso le quali devo dare una concimazione più rallentata. Devo dare le concimazioni magari che vanno anche a spingermene un pochino in modo da renderle ancora più belle nel breve tempo. Quindi comunque, oltre ad unire l'utile, quindi una concimazione più mirata ad una formazione più veloce, vado a dare anche una concimazione più inodore possibile. Non che tutti i prodotti lo siano, ma sicuramente hanno un odore meno intenso dei pellettati, quali per esempio il Mythos, il Bioslow, il Prodigy o quello che preferite utilizzare, dove comunque si va a sentire. Questo genere di raccomandazioni ovviamente sono valide anche per voi, qualora avesse delle difficoltà a praticare una concimazione un pochino troppo spinta, quindi troppo profumata per così dire, insomma avete dei bonsai in casa o in un balcone molto piccolino, magari con la finestra spesso aperta, vi entra dentro casa, insomma tante situazioni che possono comunque portare a non preferire una concimazione di tipo pellettato, che intervengano magari i moscerini, le mosche, insomma sono tanti interventi, tante situazioni che vanno comunque a coincidere con un tipo di concimazione, cosa che non succede con una concimazione liquida. Ovviamente i prodotti sono leggermente diversi, nel senso non avremmo, a parte per molti fogliari che daremo come il Vega Plus, insomma alcune situazioni non avremo delle componenti organiche spintissime, cose che abbiamo magari nei concimi pellettati. Qui comunque parliamo di molti concimi che hanno magari anche una mineralizzazione, non che sia un problema, perché noi comunque andiamo a dare acidi umici, andiamo a dare comunque dei prodotti che vanno ad abbattermi quella che è la componente un po' più chimica tra virgolette del concime, che ricordiamo va ad indebolire molto il terreno. Per dirlo in due parole, l'abbiamo detto molto spesso in tanti anni, per chi magari mi segue da poco, il concime più chimico, quindi l'organo minerale o il minerale puro, quelli che generalmente si trovano a granelli e non a pellet, o comunque concimi un po' più chiari, concimi insomma organo minerali o soprattutto minerali, vanno ad impoverirmi il terreno, vanno a rendermelo più duro e meno prestante nel lungo termine. Quindi sono dei concimi che possiamo preferire, non che li sconsigliamo. Io generalmente non mi piacciono tanto, soprattutto quelli molto minerali, per esempio quelli proprio che si trovano a granellini, quindi quelli molto chimici. Gli organo minerali comunque non vado a disdegnarli, comunque generalmente quando posso li vado a evitare, magari ecco in concimazioni particolari, perché richiedono un rinvaso più frequente, perché il terreno mi si va a scaricare molto, a differenza di quelli organici, dove invece il terreno mi ritrova tutte quelle che sono quelle situazioni biologiche organiche che troviamo in natura, quali magari l'intervento anche dei batteri, del moscerino, della mosca, degli scambi particolari all'interno del terreno, indispensabili per tenerlo più a lungo possibile. Sono quindi concimazioni che noi andiamo sicuramente a preferire per piante più mature. Dobbiamo quindi decidere noi bene o male in che situazioni ci troviamo, ovvero in situazioni in cui la pianta è matura, quindi preferiamo un tipo di concimazione molto più organica, un tipo di concimazione meno, magari possiamo anche prenderci questa licenza di fare una concimazione meno organica, un pochino un po' più minerale, che ci va magari a impoverire un po' il terreno, ma non è un problema perché comunque il rinvaso lo facciamo a stretto regime. Stretto regime anche 2-3 anni, cioè non è che parlo che se usiamo concimi organo minerali o comunque leggermente minerali devo farlo l'anno prossimo. Ovviamente se uso solo minerali il terreno mi si impoverisce molto presto. Qui comunque utilizziamo dei prodotti bene o male organo minerali, ma introduciamo molto la componente comunque degli acidi umici, quindi a prescindere dal terreno che abbiamo sotto andiamo a dare comunque molti ammendanti, e quindi bene o male mi va un po' a bilanciare quella che è la situazione, quindi non riscontro problemi nel breve. Se utilizzare invece solo concimi organo minerali, che comunque si trovano spesso in commercio, lì mi raccomando prestate molta attenzione. Io generalmente, ve lo ripeto,
li sconsiglio. Venendo a questo, quindi iniziamo con la concimazione da dare liquida. Comunque tante di queste cose vi lascio sotto in descrizione i link dei video che ho fatto l'anno scorso in cui spiego nel dettaglio la concimazione liquida cosa fa, la concimazione solida cosa fa, quale preferire, quale non preferire. Adesso, come già vi ho detto, abbiamo già parlato 5 minuti, andiamo al dunque dei prodotti che vado a utilizzare. Mi ripeto, io utilizzerò una gamma di prodotti molto ampia, molto molto ampia. Perché devo stare mezzo fuori dall'immagine? Molto molto, perché si vede la stampante. Utilizzerò una concimazione molto molto ampia. Perché? Perché così vi do una chiara idea di tutti i prodotti che potete utilizzare. Nel caso in cui voleste comunque approfittare del codice in descrizione, voleste approfittare di questa vasta gamma di prodotti, potreste anche voi andare a indirizzarvi molto più precisamente verso quelle che sono le necessità di ogni pianta, che cambiano tantissimo in base a dove le tenete, in base a dove non le tenete, il vostro clima, come bagnate, come non bagnate, l'esposizione... un casino, e a me piace un sacco fare queste cose sulle mie piante, e dovreste anche voi trovare piacere nel trovare la combinazione di elementi migliori per apportarli i giusti benefici. Quindi andiamo a vedere quelli che sono secondo me le concimazioni giuste per le mie piante. Vi dirò poi man mano nel corso del video quali prodotti magari conviene anche evitare nel caso in cui non ne avesse grossa necessità, o quali comunque è bene andare a rimediarsi per avere comunque tanti benefici. Questo vedremo man mano. Un prodotto abbiamo visto per esempio la volta scorsa, che è Live and Green, un prodotto che io vi consiglio tanto, cioè se doveste fare un investimento su dei prodotti, quello è un prodotto su cui vi consiglio di investire. I microelementi, ragazzi, prendeteli ovunque, non è che dovete per forza andare in un determinato punto, insomma fate quello che trovate meglio. Quello lì invece è un prodotto specifico che fanno solo loro e cacchio vi consiglio di andarlo a prendere. Iniziamo. Allora, come immaginerete, non ho una grandissima varietà di piante qui in negozio di me, perché purtroppo il mondo del bonsai qui non viene tanto capito. Quando la gente vede alcuni prezzi, no, 60-80 euro, madonna, per queste piante, ma che davvero, mamma mia, oh, non so niente. Quindi è molto difficile per me avere tante piante, però c'è qualche speciolina carina che magari può aiutarci a decifrare un po' quelle che siano le situazioni, o comunque andare ad apportare anche ad altre. Per esempio i caducifoglia, io ho il carpino, bene o male voi potete concimare il carpino come io concimo il caducifoglia, le vostre caducifoglia come io concimo il carpino, insomma senza grossissimi problemi. Iniziamo dalle tropicali, che ovviamente nella mia zona e nel mio negozio sono la parte principale, perché comunque sono piante che da me reggono bene anche all'esterno, non hanno nessunissimo problema a livello di gestione, sono molto semplici, quindi è una pianta che io vado tranquillo a vendere, che non è che mi ritorno dopo una settimana, oddio è morta, mi è stata una pianta, non è buona, ti piacerebbe. Quindi cerco comunque di puntare tanto su quelle, cerco di farle spingere un pochino queste piante in questo periodo, perché comunque sono dei sempreverdi essenzialmente, e quindi devo cercare comunque di dargli un pochino di energia. Questo tipo di concimazione che uso per le tropicali, diciamo, le vado ad utilizzare anche per alcune piante come per esempio la camelia, che comunque in questo momento non mi va in fioritura, perché comunque non ha gemme da fiore pronte, ne ho una, insomma, non ha gemme da fiore, ha soltanto verde, e quindi vado a far spingere un pochino il verde. Nel caso la concimazione lì, in quel caso autunnale, che vedremo più avanti, sarà diversa da magari le tropicali. In questo caso invece devo soltanto puntare sul verde. Vado quindi a effettuare una concimazione intanto di base con il Procare 1266, ovvero questo qui, Procare 1266. Allora, è essenzialmente un concime ad alto carico di azoto, come vedete a 12 parti rispetto alle 6 di fosforo e alle 6 di potassio. Se non sbaglio, non so se mi dà indicazioni sul quanto è il totale, insomma, da che proviene l'organico e così via. Comunque vabbè, è un concime in generale comunque organo minerale ed è un prodotto molto buono, non mi dà odore e mi dà comunque una forte dose di azoto, quindi le piante me le fa spingere bene, io sto tranquillo. Come sapete, io questi prodotti, aspettate che lo prendo, li vado a smezzare con il BioComplet Plus, che è il classico questo qui, diciamo il prodotto un pochino più di nicchia, più spinto, insomma, per quello che riguarda la linea della Biogest, insomma, è uno dei prodotti che vendono di più per il fatto che sono proprio acidi umici, essenzialmente è un ammendante. Dato però in combinazione con il mio prodottino di concime, che cosa succede? Succede che mi va ad aumentare l'effetto del concime, questo ripeto l'abbiamo già visto tante volte, adesso ve lo dirò in due parole, mi va ad aumentare l'effetto con il risparmio del prodotto, ovvero che vado a fare? Vado a dare praticamente dosi mezze, mezza dose di concime e mezza dose di questo, cioè se per un litro devo mettere un ml e un ml, metto mezza ml e mezza ml, e mi fa un effetto maggiore rispetto a quello che mi farebbe il solo concime nella stessa acqua.
quindi vado a risparmiare prodotto, in più vado a contrastare un po' la parte minerale del concime e in più mi vado anche a comunque rendere il terreno un po' più fertile, insomma un po' più ammendante, e il concime funziona meglio, insomma funziona tutto quanto alla grande, così è proprio croccante, li vedi proprio le piante come spingono poi. E quindi vado a dare questo tipo di concimazione sempre ogni 7-10 giorni, meno male, considerate che il concime liquido ha un picco dopo circa 3-4 giorni da che lo mettete, dura circa quei 7-10 giorni, quindi ogni 7-10 vado a ripropormelo, sempre con pianta comunque bagnata. A livello fogliare, da un prodotto che darò anche praticamente a tutte quante le altre piante, che è il Vega Plus. Il Vega Plus è essenzialmente sempre un ammendante, è un pochino diverso perché oltre ad avere quello che ha il BioComplet Plus, quindi comunque delle componenti di acidi umici, ha anche acidi fulvici e ha tante altre situazioni che mi vanno comunque a rendere la pianta in linea di principio più forte, più vigorosa e spinge proprio di più. Siccome sono due prodotti molto simili, io questo qui non lo vado a dare in concomitanza. Quindi che cosa faccio? Vi do un esempio: il venerdì il concime con gli ammendanti mescolati insieme, dopodiché dopo tipo 3-4 giorni mi vado a dare anche l'ammendante per via aerea soltanto. Quindi vado a dare questo qui per via aerea al Vega Plus e quindi mi va a dare ancora più una maggiore spinta alla mia pianta, e dopo circa un'altra settimanella mi vado a dare poi il concime via terreno, cioè nel senso cerco di fare ogni circa 4-5 giorni gli sparo qualcosa nel terreno, non vado a dargli mai insieme, sennò vado a dare troppo alla mia pianta e vado ad allungare un pochino le scadenze. Quindi nel senso non è che poi ogni settimana do il concime via terreno, se faccio poi il richiamino aereo con questo lo allungo un pochino nel tempo, cioè non serve martellarli a bestia. Ovviamente la concimazione liquida, come vedete, richiede, a parte un calendario non definito, perché qui quindi ogni 4-5 giorni vado a dare un prodotto e mi allunga anche un pochino i tempi, e io ogni 3-4 giorni devo andare a dare prodotti. Quindi comunque, come vedete, è un tipo di concimazione un po' più stressante per noi bonsaisti, ma utile se avete le problematiche che ho fatto vedere prima, che vi ho detto prima. Per me non è un grosso problema perché sto qua in negozio, mi preparo il cosino e do il concime, tanto sto qua, non è un problema, sto tutto il giorno, non riesco a dare la mattina, lo do a metà, lo do il pomeriggio, insomma quando voglio. Ovviamente la mattina è sempre meglio, però quando si riesce poi non è che mi sto ad ammattire. Se avessi dato delle concimazioni solide, le butti là, per un mese stai a posto, ti sei tolto il pensiero. Ogni settimana dai la parte comunque aerea e ti sei tolto il pensiero. È una concimazione meno stressante, cioè da timer questa qua, la concimazione da timer, e va bene. Passiamo alla pianta successiva. Allora, mi sono preparato il foglietto perché ho 2-3 specie che devo analizzare. La prima è il carpino, come vi dicevo ha bisogno, a parer mio, di una concimazione un po' più bilanciata. Non posso spingere così tanto sull'azoto perché comunque mi è anche di fondamentale importanza che mi vada anche a lignificare le nuove linee, perché sennò quelle lì escono, fanno delle cacciate enormi e poi non mi lignifica dietro e non vado a creare nuove linee, cioè vado sempre sulla stessa via, esce la gemma, poi casca tutto il ramo, è un casino, insomma. Quindi mi devo anche premunire della lignificazione in questo caso, e quindi vado soltanto a sostituire la concimazione di base, diciamo con un 888, sempre comunque, ok? Sempre comunque di solida linea, ProGer e quant'altro. Sono i concimi liquidi, diciamo che vanno poi a corrispondere a quelli che sono le controparti comunque, bene o male, solide, che possono essere il BioSlow, che può essere magari il Prodigy e così via, come titolazioni, però sono in versione liquida. Questo concime è un concime bilanciato perché è un 888, quindi mi va a dare comunque una buona spinta sull'azoto, senza dimenticarsi però la parte comunque lignificante, la parte del fosforo e potassio, la parte comunque della radicazione, tutto quello che vi pare, che comunque mi va a servire nel caducifoglia. Quello che uso io per il carpino, potete utilizzarlo per l'acero, potete utilizzarlo per quello che volete voi, insomma, che mi va comunque a spogliare un pochettino. Poi ho└└└==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 └==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 
progresso delle piante. Per quello in caso vorrei fare una cosa più carina e costruita, ma poi mi sta piove l'anima, quindi non posso farlo. Per l'azalea, che è successo? Una azalea abbastanzina importantina. E purtroppo lo scorso annino, durante le mie ferie, è andata un pochino in stress. Quindi devo dargli un pochino di energia. Adesso quella poi mi rimette le foglie nuove, si riprende, ma io voglio dargli comunque un qualcosa che mi va un pochino a stimolarla. Questo genere di prodotto, dove non lo trovo, è il Prolip. Metti a fuoco lui, non metterà a fuoco me.
è il prolip. Allora, questo qui essenzialmente è comunque un concime organico azotato, fluido, come dice qui. No, vabbè, è comunque allora, diciamo che è un, come dice qua, ecco il termine esatto, fitoattivatore. Praticamente mi va un pochino a rigenerare la pianta, cioè me la va un pochino a spingere, me la va comunque a riattivare, mi va a dare tutte quelle componenti che comunque servono alla mia pianta durante la fase di stress. Allora, questo, per esempio, rispetto ai prodotti che abbiamo visto fino adesso, quindi il BioComper Plus, il ProCare 888, il 1266, è un prodotto che mi hanno sempre detto, io non ho mai avuto modo di usarlo perché non ho mai avuto queste esigenze, ma mi hanno sempre detto che è un prodotto molto molto valido. Se non avete queste necessità come le ho io, ve lo potete tra virgolette anche evitare, o magari avete altri fitoattivatori. All'inizio del canale noi abbiamo parlato del Madison, dell'Holgreen, insomma abbiamo parlato di tanti prodotti che ho visto che qualcuno di voi nel corso del tempo ha comprato. Se avete quelli là, possiamo comunque trovare una controparte, cioè non è che è un prodotto che dobbiamo per forza comprare. Vi serve, non l'avete, non avete niente, vi serve un fitoattivatore, come lo chiama qui, vi serve comunque qualcosa che dà un po' di spinta alle piante, è molto buono. Questo qui me lo vado a dare per via fogliare alla mia piantina. Quindi me lo vado a dare sempre più o meno con le stesse scadenze con cui do tutti gli altri prodotti che abbiamo visto, quindi sul carpino, poi non so se vi ho fatto capire bene, però anche lì uso il BioComp Plus dimezzato e il Vega Plus, sempre con le stesse cadenze, quindi ogni circa 4-5 giorni mi vado a dare una concimatina. Qui vado sempre a effettuare la stessa situazione, quindi mi vado a dare il prolip per via fogliare, vado a darlo per via fogliare, per via radicale invece do sempre il bilanciato, quindi 888. L'azalea questa qui, mentre quando parleremo delle piante coccasa ho un'azalea che deve fiorire, avremo un altro tipo di concimazione. Questa qui, le gemme da fiore, non me la provo preparate, quindi non mi ci vado proprio a sforzare a dare dei prodotti che mi vanno ad implementare la fioritura. Vado giusto a dare una concimazione sempre equilibrata, perché comunque, essendo stata una pianta in fase di stress, voglio dare una buona componente azotata per il verde, una buona componente comunque di fosforo e potassio per quanto riguarda la radicazione, in modo che la pianta mi si riprenda a 360 gradi. Ormai questa ne riparliamo l'anno prossimo per rivederla un pochino più carina. Ma insomma, non ci andiamo ad ammalare per questo. L'ultima situazione invece ce l'abbiamo per un Cotton Aster e per una Gardenia che sto puntando a far fiorire. Il Cotton Aster già mi ha preparato delle gemme da fiore, quindi ce l'ha là belle pronte. Devo soltanto dargli un po' di succulenza per farle aprire belle avvelenate. Anche un Piracanta, vedi? Stavo dimenticando. Serve un pochino di succulenza per farle comunque partire. E quindi devo andare a dare, secondo il mio parere e secondo, come vi dicevo, la disponibilità praticamente di tutti quanti i prodotti, a mio parere un prodotto più indirizzato verso la fioritura. Che cosa vado a fare? Vado a dare di sempre una concimazione di base di 888, quindi un concime molto equilibrato, che può essere sostituito da un 555 se l'avete, un 666, da quello che 666 magari non li fanno, però insomma da un concime equilibrato che voi avete in casa, senza starvi a impazzire troppo. Vado sempre a dare la componente ammendante nel terreno, che è quindi il BioComplet Plus, insomma, che vanno a legare bene. Io vi parlo di questi perché poi la cosa fondamentale è che legano bene. Altri prodotti in combinazione vanno fatti magari dei saggetti per capire se facciamo male alla pianta, perché poi non sembra, ma magari molti prodotti vanno in contrasto tra di loro, perché magari uno è più acido, uno è più basico, uno magari contrasta con quello che è una componente più basica, una con una componente più acida, insomma succede un casino, quindi voi dovete, nel caso di combinare dei prodotti, andare dietro a leggervi bene che cosa succede, perché anche gli stessi prodotti di la stessa categoria di produttore magari vanno in contrasto con lo stesso prodotto che fanno loro perché ha una componente più acida. Insomma, vi ho confuso, però avete capito di base qual è il concetto di controllarli bene. Queste simbiosi che vi consiglio io sono simbiosi che comunque sono state approvate, testate da me, testate da loro, e non c'è nessun problema, anzi tutto funziona per il meglio. Detto ciò, che cosa vado a fare? Vado a dare, come vi ho detto, sempre questa concimazione di base praticamente uguale per quanto riguarda quelle che sono i caducifoglia, diciamo, comunque le piante che hanno bisogno di un concime più equilibrato. Dopodiché, a livello fogliare, vado a dare invece questo Bioactivit, che è, diciamo, un promotore della fioritura. L'abbiamo visto anche l'anno scorso quando abbiamo parlato della concimazione delle piante da fiore, mi va a dare una bellissima spinta verso quella che è la fioritura, mi va proprio a reindirizzare le energie verso i fiori. Nel momento in cui mi va a fare la fioritura, vado a cambiare il prodotto da dare a livello fogliare con il Propolis, che si è pure spropolato fuori. Che succede? Questo qua mi va a mantenere la fioritura. Questo prodotto l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che è molto buono da dare dopo le potature drastiche.
Il momento in cui andiamo a fare è proprio propoli, cioè anche dare proprio la propoli, quella che ci veniamo noi cristiani, da spalmare sulla feritina che facciamo, è già buonissimo. Questo qui, se ce l'avete, date una spruzzatina di quello là su tutto il fogliame, va a cicatrizzare bene le ferite, va comunque a evitare qualsiasi rischio senza utilizzare quel cacchiosissimo mastice che fa soltanto danni. Quindi diciamo reindirizziamo bene comunque anche le idee. Questo qui quindi lo vado a fare se nel caso mi va ad effettuare la fioritura all'interno di questo mese. Se me la fa poi a maggio, lo vado a dare a maggio al Propolis, comunque do il Bioactivate finché non mi va a fare la fioritura. Ovviamente se nel giro di un po' di tempo, soprattutto sulla Gardenia, non vado a vedere una buona spinta, cioè non vado a vedere la gemma da fiore bella pronta, lo sostituisco con il Vega Plus. Allora, abbiamo visto questo prodotto nuovo, questi due prodotti nuovi. Il Propolis in generale è un prodotto che generalmente vi vado a consigliare. Il Bioactivate è molto, molto selettivo. Lo stesso effetto lo possiamo comunque, tra virgolette, anche un po' raggiungere con il Vega Plus, che è un prodotto che invece vi consiglio di più, perché è un prodotto più completo e mi va comunque anche a veicolare questo genere di energie. Quindi nel senso, è un prodotto per chi magari ha una collezione particolare, cioè se come a me qui in negozio avete una Azalea, non è stata impazzita, capite voglio dire? Insomma, anche quello lì comunque è molto buono, ma non proprio perfetto. Però se avete soltanto una pianta su 20, insomma, lasciamo perdere. Quindi detto ciò, bene o male abbiamo visto come i prodotti essenziali in una concimazione di base liquida sono, non sono tantissimi, sono 3-4, e vanno comunque a completarvi tutto un ciclo di concimazione molto efficace che vi va a dare dei riscontri sulla pianta molto molto importanti. Quindi insomma è un genere di associazioni di idee che comunque vi consiglio. Come qualcuno di voi avrà notato, mancano delle piante più coniferanti, perché generalmente che succede da me non è che vengono tanto capite, perché comunque sono esemplari essenzialmente costosi, che non tendo ad averne tanti. Ho due pini, come quello che devo rinvasare e un altro più piccolino, che però non vado a barare la concimazione. Perché? Perché la pianta avrebbe bisogno in generale di un tipo di concimazione più a lento rilascio, che però mi dà la problematica odore. Siccome l'unico prodotto liquido che potrei dare è il 369, che però mi è soprattutto valido per le conifere in formazione e le mie non sono in formazione, preferisco dare un concime di tipo liquido equilibrato, quindi darò sempre l'888 anche per quanto riguarda le conifere. Insomma, preferisco fare così. Il 12.6 mi sembra troppo spinto per il genere di piante che stiamo andando a trattare, il 369 invece è troppo indietro come concime, e quindi nessuno dei due penso siano giusto. Sarebbe giusto un equilibrato tipo il Bio Slow, insomma un 554, insomma comunque un equilibrato tipo l'888, che quindi mi faccio andare bene. Non andrebbe bene, sarebbe peggio per quanto mi riguarda dare una concimazione invece comunque pellettata, che mi va veramente a creare grossi disagi. Per la componente comunque ammendante vado sempre a dare i due soliti prodotti, quindi il Vega Plus e il Bio Comper Plus, che secondo me insomma sono due dei prodotti veramente più di punta, che conviene sempre dare. Detto ciò, questa concimazione sarà la concimazione di aprile. Come avete visto, non ho parlato di induttori di resistenza durante questo mese, perché per quanto mi riguarda abbiamo dato già una buona svegliata al verde o comunque alla pianta con Lime & Green, che mi va comunque un pochino a contrastare quello che è l'insorgere dei piccoli parassiti, insomma mi va a dare un pochino di sostegno. Vado poi a reintrodurre questo genere di tipologia, insomma di prodotti, più che altro verso maggio, perché quello che sarà la mia preoccupazione maggiore è una protezione delle mie piante verso quello che è il forte caldo. Non sarà tanto un problema di parassiti, perché da me ce ne sono tanti, ma bene o male con la pianta così concimata in forma non verranno attaccati tanto, nel caso insomma do un pochino di prodottino, mentre mi preoccupa un po' di più il caldo, quindi andrò ad inserire per esempio il Furious BZ, ma questo qui lo farò a maggio. Durante il mese di aprile, il mese diciamo dove si concentra forse il momento migliore nel mio clima, nel mio caldo, nella mia latitudine, nella mia esposizione, il momento massimo di spinta della mia pianta, perché poi su maggio abbiamo già la probabilità di sfociare in temperature molto elevate, o ad aprile ho il top proprio della forma delle piante. Qui mi concentro tutto sulla potenza, quindi vado a dare la massima carica alle piante per farle spingere come pazze in questo mese. Dopodiché invece vado comunque a dare concimazione importante, non è che poi mi fermo a maggio, ma mi vado a dirigere più verso
quella che deve essere la difesa alle temperature, eventualmente per qualcuno che ha sofferto la difesa verso altri attacchi parassitari, insomma vado a concentrarmi su un altro genere di prodotti, un altro genere di cura. Adesso invece si va a spingere come dei pazzi su queste piante in modo da farle andare a manetta finché insomma si può. Poi vi terrò aggiornati a maggio in base anche alle temperature. Oggi è ritornato praticamente il freddo, pioggia, un casino. Se comunque maggio ci dà un po' più di respiro, magari continuo per un'altra settimanella, 10 giorni, 2, con questo genere di concimazioni. Se invece comunque già fine aprile abbiamo una spinta alta delle temperature, vado a variare subito la concimazione. Comunque vi tengo aggiornati, ci vediamo. Penso, spero settimana prossima, se il tempo mi assiste, se no la farò in modo diverso come l'ho pensata, la puntata delle piante a casa, dove andremo a vedere tutta quella che è la concimazione delle piante con parte solida, quindi con parte a lento rilascio, che farò a casa perché non ho problemi di odore, ho più problemi di gestione perché non posso starli così tanto dietro con i prodotti e basta. Ci vediamo alla prossima. Più a lungo in quel video. Chissà che paura!